cinese, Pozzo chiama Sanchez, gli dico di tornare da 2 a 3 anni. Nel corso della sua intervista al Messaggero Veneto, Gino Pozzo ha parlato anche del mercato dell'Udinese e in particolare del sogno di riportare in bianconero Alexis Sanchez, che si è svincolato dall'Inter. Per il rapporto che abbiamo ci sentiamo spesso. Da 2, 3 anni, gli dico quando ha intenzione di tornare a casa e chiudere la carriera. Quando verrà siamo pronti ad accoglierlo. Pisa, ufficiale Pippo Inzaghi nuovo allenatore. Pippo Inzaghi è il nuovo allenatore del Pisa. L'annuncio è stato dato dalla società toscana con un post sul profilo X del club. Un'immagine con il volto di Inzaghi, la torre e una frase, benvenuto sotto la torre pendente. Inzaghi sarà affiancato da Maurizio D'Angelo, allenatore in 2, Luca Alimonta, preparatore atletico, Daniele Cominotti, preparatore atletico, e Simone Baggio, collaboratore tecnico. Juve Di Gregorio è fatta, venerdì visite mediche. Michele Di Gregorio sarà un nuovo giocatore della Juventus. Il club bianconero e l'entourage del portiere biancorosso hanno definito gli ultimi dettagli, manca solo l'ufficialità. L'estremo difensore del Monza firmerà un contratto fino al 30 giugno 2029, con un ingaggio superiore ai 2 milioni di euro annui. Di Gregorio venerdì effettuerà le visite mediche a Torino, come anticipato da calciomercato.com, e poi arriverà l'annuncio della società. L'operazione si chiuderà con un prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 18 milioni di euro. Napoli al lavoro per Buongiorno. Il Napoli vuole Alessandro Buongiorno. Continuano i contatti con il Torino per portare il difensore in azzurro. I due club, come riporta Sky Sport, si sono incontrati e portano avanti la trattativa. La richiesta è di 35 milioni di euro, è previsto un nuovo incontro nelle prossime ore con l'agente del giocatore per definire la durata del contratto e l'ingaggio. Bologna, ufficiale LARRIVO di Juan Miranda. Juan Miranda è un nuovo giocatore del Bologna. Il terzino sinistro classe 2000 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, con opzione per la stagione successiva. L'ha annunciato il club rossoblù con un comunicato sui suoi canali ufficiali. Inter, Stankovic Junior ceduto in prestito a Lucerna. Nuova avventura per Aleksandar Stankovic. È stato infatti ufficializzato il passaggio del centrocampista serbo a Lucerna. FC Internazionale Milano comunica la cessione di Aleksandar Stankovic al Fußball Club Luzern. Il centrocampista classe 2005 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione. Per riscattare il centrocampista, il club svizzero dovrà pagare 1,5 milioni ai nerazzurri, che in caso di controriscatto saranno costretti a versare 1,7 milioni, più una percentuale sulla eventuale rivendita. Lazio. MARTUSCELLOSI è dimesso. Lo aspetta LA Salernitana. Giovanni Martuscello lascia ufficialmente la Lazio. Dopo aver sostituito Sarri per una partita in seguito alle dimissioni dell'ex tecnico di Napoli e Juventus, Martuscello era rimasto sotto contratto con il club biancoceleste. La chiamata della Salernitana, dove prenderà il posto del dimissionario Sottil, ha cambiato le carte in tavola e portato Martuscello a rescondere il contratto con il club capitolino. Giovanni Martuscello ha rassegnato le dimissioni dal proprio incarico. In bocca al lupo, mister, ha scritto la Lazio su X. Il Bayern Monaco pesca in Italia, preso della Rovere dalla Cremonese. Colpo in ottica futura per il Bayern Monaco. Il club bavarese, infatti,
ha annunciato di aver acquistato dalla Cremonese Guido Della Rovere, centrocampista classe 2007, LFC Bayern ha ingaggiato il talento offensivo italiano Guido Della Rovere. Il 17enne arriva dal club di Serie B dell'US Cremonese, dove ha firmato un contratto a lungo termine. Della Rovere abiterà nel collegio del campus, ma e farà parte nella seconda squadra del club bavarese. Juve, anche UN club di Premier interessato a KOSTC. Filip Kostić potrebbe lasciare la Juventus nella prossima sessione di calciomercato. L'esterno, infortunatosi durante Euro 2024, non rientra nei piani di Thiago Motta e il suo futuro sembra essere lontano da Torino. Da tempo due club turchi, Galatasaray e Fenerbahçe, hanno messo gli occhi sull'esterno, ma nelle ultime ore c'è stato l'inserimento del Crystal Palace, club allenato da Glasner. I due tornerebbero a lavorare insieme dopo l'esperienza all'Eintracht Francoforte. Bayern Monaco, SI sblocca LAFFARPALINHA, accordo AUN Passo. Il Bayern Monaco si avvicina a grandi passi a João Palhinha. La trattativa tra i tedeschi e il Fulham era in fase di stallo, ma nelle ultime ore c'è stato un cambiamento importante, come riferito da Sky Sport dei UK. I due club sono molto vicini a trovare l'accordo per il trasferimento del centrocampista portoghese, che potrà sbarcare in Baviera con un anno di ritardo. Decisiva anche la volontà di Palhinha, che ha spinto per trasferirsi alla coorte di Compagnie. 47,4 milioni di sterline il costo dell'operazione. Inter, spunta l'Interess del Marsiglia per Valentin Carboni. Valentin Carboni potrebbe lasciare l'Inter in questa sessione di mercato. Il Corriere dello Sport fa il punto sul giovane trequartista argentino, sottolineando come l'intenzione dei nerazzurri sia quella di trattenerlo, o al massimo cederlo in prestito. Nelle ultime ore va registrato l'interesse del Marsiglia con De Zerbi, che ha individuato il classe 2005 come rinforzo per l'estate. Come detto, l'Inter vorrebbe cederlo solo in prestito, ma di fronte a un'offerta da 40 milioni potrebbe decidere di sacrificarlo. Calhanoglu. L'addio a l'Inter non è mai stato una possibilità. Prima il messaggio social di amore all'Inter e ora altre parole per allontanare ancora una volta le voci di mercato e ribadire che la sua volontà è una sola. Resto all'Inter semplicemente perché sono felice lì. Io e la mia famiglia ci sentiamo a nostro agio. I miei figli vanno a scuola a Milano e ho costruito tutto lì, ha detto Hakan Calhanoglu a Sky dopo la vittoria della sua Turchia contro l'Austria che ha fatto volare la nazionale di Montella ai quarti di Euro 2024, ecco perché non è mai stata una possibilità per me andarmene. Accordo Torino-Zenit per Ilic, il centrocampista riflette. Ivan Ilic potrebbe lasciare il Torino. Nelle ultime ore, il club Granata e lo Zenit San Pietroburgo hanno trovato l'accordo per il trasferimento del centrocampista in Russia per una cifra che si aggira attorno ai 25 milioni di euro. Resta, però, da convincere il calciatore che al momento non ha accettato la destinazione. Lo Zenit ha offerto un triennale a Ilic, che però sta facendo due tipi di valutazione. Una dal punto di vista economico, vorrebbe uno stipendio più alto, l'altra dal punto di vista ambientale, visto il momento delicato che sta passando il paese. Pioli riparte dall'Arabia, allenerà l'Al-Ittihad. Stefano Pioli è pronto a tornare in panchina. L'ex allenatore del Milan ripartirà dall'Arabia Saudita e lo farà alla guida di l'Al-Ittihad, club che recentemente ha esonerato Marcelo Gallardo. Nelle ultime ore c'è stata la fumata bianca della trattativa, mancano solo le firme.
Arsenal, offerti 47 milioni per Calafiori. E asta per Riccardo Calafiori. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'Arsenal avrebbe offerto 47 milioni per il giocatore, nel mirino anche della Juve e del Chelsea. Lazio. Lotito non molla Greenwood. La Lazio non molla Mason Greenwood per la Lazio. Rientrato allo United dal prestito al Getafe, l'attaccante inglese piace a tanti club. La prima offerta di Lotito era di 20 milioni più il 50% dell'eventuale rivendita. La richiesta dei Red Devils è di 35 milioni di euro, 30 in sterline. Ma il presidente biancoceleste è pronto a rilanciare. Hellas Verona, Mosquera è il nome nuovo per LATTACCO. L'Hellas Verona deve pensare all'attacco dopo aver ceduto Tijani Noslen alla Lazio. Il club scaligero starebbe pensando a Daniel Mosquera, attaccante colombiano dell'America de Cali, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport.